estate. Vent'anni dopo. Sto arrivando. Sveglio da molto? Sta qua è gnocchetta, eh? Ne vuoi un po'? No. Cioè, noi ridiamo e scherziamo, ma sta qua è gnocchetta. Ce la porteremo dietro un bel po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tess? Distretto di West End. Ehi, avevamo una consegna. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace. Dovevamo consegnare dei bambini al mercato nero. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schederazione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando due stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... Beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I due stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Almeno hai capito che no, fosse... lei li ha fatti fuori come Karate Kid. Ma con chi ti credi di parlare? Aspettate ragazzi, ma io mi sono dimenticato completamente di mettere i sottotitoli. Andate. Adesso cambia tutto. È che è Robert ad averli... Il nostro Robert? Sa che gli stiamo addosso. E crede di poterci fottere per primo. È sveglio il pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. Almeno posso parlare sopra i dialoghi. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Ok, usciamo allo scoperto. Siamo nella zona di quarantena perché non siamo fortunatamente malati. E però se questo virus... o quello che è, va avanti per 20 anni, insomma è grave la cosa, eh? Meglio sbrigarci. Cioè, vi immaginate tipo i negazionisti? E questa è una frecciatina che mi dovevo risparmiare, però non ce la faccio. Mi hanno scelta per lavorare all'esterno. Ah, che schifo. Dell'esterno dovrebbero occuparsene i soldati. Io lo farò presente. Il 2013 ragazzi, grafica super top. Poi è stato anche un pochino migliorato per PS5, quindi a maggior ragione. L'obbedienza al personale cittadino è obbligatoria. Ma nessuno vi va a disturbare, tranquilli. Molto da mangiare. Mani sulla testa. Fallo. Pare che ci siano sempre più. Questo significa... Sta qua gente corrotta però, eh. Ho recuperato dei mobili. Avremo problemi. Basta restare calmi. Bene, proseguite pure. Passaporto addirittura. Un giorno libero. Visita un amico. Bene, passate pure. Grazie. Attentato. Le luci. Tutti bastardi. Attenzione. Tanti saluti alla strada. Dopo la Naruto Run possiamo rilassarci. Ok. Ovviamente noi iniziamo il gioco con metà della salute. Mi sembra onesta come cosa. Tutti i punti di controllo. Dovremmo passare da fuori.
Andare oltre il muro. Oppure potremmo lasciare andare Robert. Come no? Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. È droga. Com'è il tunnel a est? Libero. Vengo da lì. Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? A fanculo. Anche tu? Qualcun altro lo cerca? Marlene. Chiedeva di lui in giro, lo cercava. Marlene, cosa vogliono le luci da Robert? Pensi che me l'abbia detto? Il suo pene. E tu cosa ne hai detto? La verità, non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo, stai lontano dai guai. Presto arriverà l'esercito in forza. Ok, ci vediamo. Marlene sta cercando Robert. Che significa? Che Marlene sta cercando Robert. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Eccoci qua. Chi è Robert? No. Ehi ragazzi, come va? Là fuori va. Guarda qua che bello ribaltare le... Come siamo messi? Ah, che bello. Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Quello che volevo sentire. Ah, oh. Adesso sono contento e soddisfatto. Joel, aiutami qui. È vero, libreria segreta. Fatta la legge, fatto l'inganno, non ci ha fatto passare. Cioè, non è che non ci ha fatto passare. Non siamo potuti passare. Ah, Cristo, questo posto puzza. Devo di merda. Cosa buttano qua sotto? Prendiamo l'attrezzatura. Ma che attrezzatura? Ok, che X si scavalcava... Lo sapevo. Ehi, Joel, posso andare anche qua sopra? No. Come non posso? C'è la sbarra gialla! Non mi fa saltare, ok. Sì, Tess, arrivo. Oh, ok. Pistoligna. Le munizioni scarseggiano. Beh, usiamole bene. Bene, Texas. Sollevami. Ah, per ora ci si può andare. Che bastardo. Sei pronto? Sì, sì. Nato pronto. Dai. O come dicono a Roma. Dai. Fa attenzione. Come sempre. È una domanda a trabocchetto? Ma non era neanche una domanda, fratello. Ok, questo gioco si basa molto, ma tipo moltissimo, sulle cose da reperire nei dintorni. Quindi piuttosto metteteci un pochino di più, armatevi di pazienza... Ma cercate le cose davvero. Oh, questo punto, ragazzi, non posso dire che lo odio, ma mi sta sul cazzo. Dov'è la scala? Deve essere qui. Perché tipo, superata questa casetta, non sapevo come andare avanti. Ci sono stato tipo 2 giorni. Speriamo mi ricordi qualcosa al tempo che l'ho giocato. Quella scaletta è qua dietro. Trovata. Portala qui. È d'alluminio, fratello! Sollevi le macchine con un dito! Signora, mi confondi con un'altra persona. E l'alzo con l'uccello, la scalapioli d'alluminio, dai! Di qua! Oh, si può coricchiare almeno. Allora, vediamo cosa c'è qua dentro. Cassettini.
Vabbè, sempre utili. Soprattutto per i potenziamenti. Tranne quello che c'è qua dentro, ovvero un cazzo. Arrivo. Una piastrina delle luci. Perfetto. Ah, quindi il logo di Last of Us è il logo delle luci. Giudico. Mo' tutto torna. Robert avrà ancora le nostre armi. Sarà meglio per lui che le abbia. Una volta ripresa la mercanzia sarà facile da scaricare. A proposito, quando arriva il prossimo carico? Domani mattina. Avremo Billy il mese prossimo e si spera avremo altre pillole e munizioni. Ah, la maschera. C'è un infetto? L'ultima volta questo posto era vuoto. Vengono da qualche parte. Fa attenzione. Ecco il colpevole. Che schifo. Il corpo non è qui da molto. Meglio tenere occhi e orecchie aperte. Vorrei poter tenere le orecchie aperte. Dovremmo passare da qui. Non merda. Tutto ok? Sì. Il soffitto sta cadendo a pezzi, attenzione. Così tipo hai attirato l'attenzione anche del Presidente della Repubblica. Piano. Cristo, oh, occhio, aiuto. Ho la maschera rotta. Sto qua. Non lasciate che mi trasformi. Sarebbe sano? Tanto, guarda. Che vuoi fare? Ti aiuto così. Vai. Andiamo. Così smetti di soffrire. Allora, vediamo cosa c'è qua intorno. Sì, Fioi, però fatemi rubare qualcosa, oh. C'è un cazzo. Niente, c'è proprio una sega. Davvero. Togliti dalle palle. Più avanti. Più o meno io quando ho la mascherina respiro così. Merda. Come si passa? Si fa così. È muto, muto, mori, muto. Lo so che non è male. E qua però, sorella, mi devi dare una mano, eh. Oh, minchia, che destro che gli ha mollato. Dai, indietro! Mori. Oh. Volevo evitare di perdere vita, eh. Ce ne sono altri. Speriamo. Però anche lì magari lei avesse agito. Torniamo in stealth come ho fatto io. Anzi, come avrei voluto fare io. E comunque, come ho fatto con quell'altro, avremmo evitato parecchie rogne. Apriti sta porta. Per prendere cosa? Beh, le munizioni. Lamentati. Saliamo. Finiscono ste spore, meno male. Non qui, però. Non c'è niente. Qua ci sarà qualcosa per forza. Medico, biglietto per un fratello. A
avrò cura di me, non sono ti preoccupare. Sono malati provando ad entrare nella zona. Per quanto tutti se ne lamentino, ci sono un sacco di poveracci. Scusate, era d'obbligo. Vabbè. Direi che possiamo tranquillamente fare come le farfalle, toglierci dalle palle e toglierci anche la maschera antigas. Un po' d'acqua fresca. È l'unica cosa che mi piace qua fuori. Odio la puzza che c'è in città. Chiedi a Bill di portarci un po' di quei deodori. Ah, perché sicuramente lì starà profumando tutto. Ehi, ma ne sono sicuro. È una buona idea. Oh, una volta che lo fa lei, incredibile. Copri l'entrata. L'asse è caduta. E quindi ci sarà Mr. Joel. Sei gentile, fai tu. La prendo io. Che dovrà andare a fare le cose. Qui, passamela. Dai, almeno ti sei messa lì. È pesante. Di legno. Sai. Ok. La risalgo da qua, però. Sale, culo pesante, muoviti. Culo pesante, vado a fare te quello che faccio io. Sta di cazzo. Controlliamo che non ci siano soldati in giro. Via libera, andiamo. Sì, fra, però un po' più di sprint, cioè. Corri come me che mi mangio il kebab prima di giocare a pallone, oh. Chiudila. Prendi le munizioni, ci serviranno. Aspetta che le cerco. Eccole, 4. Wow, grande sforzo, grazie gioco. Ehi, piccoletto. Il campo deve essere libero. Niente soldati o uomini di Robert, ok? Ci sta aspettando. Renderà tutto più interessante. Andiamo, forza. Ehi, ehi, Tess. Ehi, bellezza, come va oggi? Ho sentito. Non adesso, Terence. No, no, è tutto ok. Non ora, capito? Ma stai zitto. Okay. Va bene. Non c'è bisogno di incazzarsi. Oh, il mercato. Se tocchi, compri. Se ti tocco le palle, ti devo comprare anche quelle? Non ci vieni più a trovare. Chiedo per un amico. E chi è questo? Fatti, fatti, fatti. Sarebbe un pugno, ma... Sali quel bastardo! Sarà meglio parare! Fagliela vedere! Prendilo, calci nel culo! Dove pensate di essere? Dai! Torna a sedere. Spaccagli il culo! Fallo! Dai, fatti le palle! Anche, ma che cazzo è? Casa tua? Cioè, probabilmente anche sì, eh. Su. Cose vecchie, lasciamo perdere. Laggiù. Sì, però aspetta, fammi dare un'occhiata qui, magari. Ti sa mai. Che vuoi? Niente, tranquillo. Me ne vado. Qua c'era questo, è vero. Quel tipo ha ogni sorta di roba in quella fabbrica. Ehi, amico, aspetta. Sì, sì. Oddio, chi è?
faccia già vista. Sembra una Dean Ross di Uncharted. Robert. È stato qui? Mezz'ora fa. È tornato al pontile. È lì ora. Approfittatore. Approfittatore. Capito lui?